Da dove provengono gli UFO? Gli alieni che arrivano sulla Terra percorrono grandi distanze per raggiungere il nostro pianeta? O partono da molto più vicino di quanto sia mai stato ipotizzato? Ci sono pianeti, come Marte, sui quali sono stati trovati degli artefatti lasciati nel tempo da civiltà molto antiche. Il nostro sistema solare ha avuto origine 500 milioni di anni fa, ma la civiltà terrestre ha solo 12.000 anni. Quante popolazioni hanno abitato i pianeti a noi vicini dal momento della loro formazione? E visto che non sembrano più attive, cosa gli è accaduto? Sono state cancellate da catastrofi naturali o da guerre interplanetarie? Dalle astronavi nascoste al volto di Marte. Seguiteci e gli sconvolgenti segreti delle civiltà aliene del nostro sistema solare vi saranno rivelati. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di pubblico dominio. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati, quello che il governo americano voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti dell'universo. Nantes, Francia, 3 ottobre 2011. I più importanti astronomi mondiali si riuniscono per un incontro tra i rappresentanti del Congresso Europeo di Scienze Planetarie e il suo corrispettivo americano. Il dottor Pedro Lacerda della Queen's University di Belfast presenta una straordinaria serie di fotografie che mostrano uno strano oggetto in orbita nella fascia di Kuiper, al di là di Nettuno. Si tratta di un corpo a forma di clessidra che orbita da solo intorno a un sole distante. Un'analisi accurata rivela che l'oggetto ruota nello spazio perpendicolarmente al proprio piano orbitale, come l'elica di un aereo. Il suo movimento è incredibilmente simile a quello dei più recenti modelli di astronavi rotanti progettate per generare una quantità di forza di gravità sufficiente alla sopravvivenza durante i viaggi spaziali di lunga durata. L'aspetto tecnologico della questione extraterrestre è la ragione principale dell'embargo sulla verità. Possiamo chiederci da quale pianeta provengano questi alieni o quale sia il loro aspetto, ma per quanto riguarda il futuro della nostra specie, la questione fondamentale è la tecnologia. È possibile che l'oggetto di Nantes sia un UFO? E se davvero lo fosse, quante altre astronavi potrebbero trovarsi nelle profondità più inaccessibili del nostro sistema solare? Al di là di Saturno, lo spazio è ancora completamente inesplorato. L'unica navicella ad effettuare un passaggio in prossimità di Nettuno e Urano è stata la Voyager 2, alla fine degli anni Ottanta. La sonda è riuscita a catturare delle immagini estremamente dettagliate di questi due pianeti, ma le informazioni emerse nei decenni successivi sono ancora più straordinarie. Dossier segreto. La nuova luna di Nettuno. 1 luglio 2013. Uno scienziato del SETI, il programma per la ricerca di intelligenza extraterrestre, annuncia la scoperta di una nuova luna nei pressi di Nettuno, una delle 14 che orbitano intorno al pianeta. Il piccolo satellite, nominato S2004N1, ha un diametro di soli 18 km ed è stato localizzato attraverso un'attenta analisi delle immagini catturate dal telescopio spaziale Hubble. Secondo alcuni esperti, la sua esistenza è un mistero. Avrebbe dovuto essere polverizzato dall'impatto con gli asteroidi nel corso della formazione del Sistema Solare, oppure essere attratto dalla gravità della vicina luna Proteus e schiantarsi contro di essa. L'improbabile sopravvivenza di questo satellite ha portato molti ufologi a ipotizzare che in realtà si tratti di un'astronave. Ma se la nuova luna di Nettuno è davvero un UFO, da dove proviene? Recentemente, gli scienziati hanno scoperto la presenza di un'astronave nelle profondità più irraggiungibili del nostro sistema solare. Le fotografie hanno portato gli esperti a chiedersi se questo oggetto provenga da un'altra galassia o abbia avuto origine nel nostro angolo di universo. 16 agosto 2012.
un disco volante appare all'improvviso nei cieli di Marte. Sfreccia verso la sua superficie a grande velocità, ma non è un UFO. Si tratta del lander del rover Curiosity, costruito dalla NASA. Il suo compito è analizzare campioni di suolo e rocce per verificare la presenza di segni di vita sulla superficie del pianeta. Si tratta della più recente di una serie di missioni volte alla ricerca di forme di vita. La scoperta di tracce di acqua sulla superficie di Marte ha aperto una serie di possibilità riguardo alla presenza di forme di vita extraterrestri nel nostro sistema solare e nel resto dell'universo. Dossier segreto. Il volto su Marte. Il 19 luglio del 1976, la sonda Viking 1 entra nell'orbita del pianeta rosso. Il giorno dopo, il 20 luglio, la navicella rilascia il Viking Lander, che compie il suo primo storico atterraggio su Marte. Gli strumenti del lander iniziano subito ad effettuare delle analisi della superficie di questo pianeta inesplorato. Gli esami si rivelano cruciali per la nostra conoscenza del sistema solare, ma non conducono alla scoperta di nuove forme di vita. Ciò che viene rilevato dall'alto, invece, porta a conclusioni completamente diverse. La sonda Viking continua a orbitare intorno a Marte, trasmettendo sulla Terra i dati raccolti dal lander e scattando fotografie alla superficie sottostante. 5 giorni dopo l'atterraggio, cattura un'immagine che farà tremare il mondo intero. Una delle immagini più conosciute nella storia delle esplorazioni spaziali è quella del cosiddetto volto di Marte. Gli scienziati hanno stimato che sia largo 5 chilometri e mostra quello che appare inconfondibilmente come un volto. Si vedono chiaramente i suoi occhi, il naso e la bocca, oltre a dei tratti somatici piuttosto definiti. Sono un po' troppe coincidenze perché sia soltanto un'illusione ottica. Dobbiamo prendere seriamente in considerazione l'eventualità che si tratti di una struttura artificiale. In molti liquidano il fenomeno come frutto di un'illusione ottica. Ma tra le immagini catturate dalla sonda Viking è presente un secondo documento, altrettanto sconvolgente. La fotografia mostra un'area ricoperta da strutture che ricordano i più straordinari monumenti della nostra antichità, le piramidi d'Egitto. Nei decenni trascorsi dalla missione Viking, molti scienziati hanno ipotizzato che la vita sulla Terra abbia avuto origine in seguito all'impatto con un meteorite proveniente da Marte. È possibile che questo oggetto abbia portato del DNA alieno sul nostro pianeta e che le piramidi siano la prova di un legame genetico con i nostri antenati marziani? Prendiamo le grandi civiltà della storia del nostro pianeta. In Egitto erano presenti strutture gigantesche, incluse le famose sfingi, con il loro volto inconfondibile. Ma esistono strutture create da altre culture, che sono visibili soltanto dal cielo. E quando consideriamo le analogie, possiamo ipotizzare un legame tra la vita sulla Terra di 3 o 4.000 anni fa e una civiltà che nello stesso periodo popolava la superficie di Marte. Le recenti missioni spaziali hanno rivelato che in passato Marte era dotato di un'atmosfera densa e di numerosi bacini d'acqua indispensabili allo sviluppo della vita. Ma cos'è accaduto al pianeta rosso? È stato colpito da una catastrofe naturale oppure da una guerra? E se così fosse, dove sono i vincitori? 25 agosto 2013. La NASA diffonde una serie di immagini catturate dal rover Curiosity, esemplare dell'ultima generazione di astromobili. Tra di esse ce ne sono due scattate dalla camera posteriore dell'apparecchio, che mostrano due oggetti che assomigliano a dei dischi volanti. Tra poco, le prove dell'esistenza di altre due civiltà sui pianeti più inospitali del nostro sistema solare. Restate con noi e scoprirete i più sconvolgenti segreti dell'universo. Quella terrestre è davvero l'unica civiltà del nostro sistema solare? Un numero crescente di prove indica che in passato Marte abbia ospitato una specie aliena piuttosto evoluta. E ci sono buone possibilità che non si tratti di un'eccezione. Alcuni eventi recenti rafforzano la teoria secondo la quale ne sono esistite delle altre su pianeti da sempre considerati inadatti alla vita.
Viviamo su un giovane pianeta in un giovane sistema solare. Esistono pianeti che esistono da miliardi di anni prima del nostro e quanti contatti abbiamo avuto? 1 dicembre 2012. Il satellite della NASA Stereo A cattura le immagini di una gigantesca esplosione di energia che si propaga nello spazio partendo dal Sole. Nei giorni seguenti, un ufologo dilettante conduce un'analisi approfondita delle foto e scopre una forma sullo sfondo dell'esplosione. È una forma rettangolare che fluttua nello spazio nei pressi di Mercurio. La sagoma dell'oggetto ricorda quella dei pannelli solari che si trovano sulle nostre stazioni spaziali. In quella zona, però, non sono presenti navicelle terrestri. Il ricercatore condivide la sua scoperta su internet, destando scalpore sia presso la comunità ufologica che in quella scientifica. Ma questo non è il genere di attenzioni che la NASA gradisce. L'agenzia afferma che l'astronave delle foto non è altro che un filamento solare, un getto di gas che si estende dalla superficie del Sole. In seguito a questa spiegazione, la NASA interrompe la diffusione delle immagini catturate dal satellite Stereo, sostenendo che a causa di un imprevisto la sonda è entrata in modalità di riacquisizione solare e che i tecnici stanno cercando di recuperare il controllo del satellite. Ma perché la NASA ha deciso di censurare il feed del satellite un giorno dopo la scoperta dell'UFO di Mercurio? I problemi tecnici riscontrati dall'agenzia sono davvero una semplice coincidenza? O la NASA vuole nasconderci qualcosa? Come nei precedenti casi riguardanti Nettuno e Marte, la risposta potrebbe trovarsi sulla superficie del pianeta. Nell'ottobre del 2013, mentre analizza le immagini di Mercurio catturate dalla sonda Messenger, un ufologo dilettante scopre una strana struttura dalla forma simile a quella di una città. Potrebbe trattarsi di una prova del fatto che in passato il pianeta più vicino al Sole abbia ospitato la vita. Ma com'è possibile che una civiltà abbia prosperato in un ambiente così ostile? La risposta a questa e molte altre domande sul passato del nostro sistema solare potrebbe trovarsi sulla superficie del pianeta più vicino a Mercurio. Dossier segreto. Venere. Il mistero di Venere ha affascinato gli scienziati per molti secoli. Con l'eccezione della Luna, è l'oggetto più luminoso visibile nei nostri cieli, ma la sua atmosfera è avvolta da una nuvola densa che oscura completamente la superficie sottostante. Generazioni di astronomi si sono chiesti cosa si trovasse sotto a quella nuvola, immaginando gigantesche città popolate da una specie di esseri eterei. La realtà, però, si è rivelata completamente diversa dalla fantasia. Tra il 1967 e il 1985, l'Unione Sovietica ha fatto atterrare su Venere una serie di sonde spaziali nel corso di un programma chiamato Venera. Il risultato è stato la scoperta di un mondo infernale. Un paesaggio disabitato ricoperto da vulcani in eruzione e sovrastato da un'atmosfera che genera incessanti piogge di acido solforico. L'incredibile pressione atmosferica, 90 volte superiore a quella terrestre, ha fatto sì che nessuna delle sonde resistesse per più di poche ore sulla superficie del pianeta. Alcuni recenti studi, però, suggeriscono che il pianeta Venere non sia sempre stato così. Molti scienziati ipotizzano che alcuni miliardi di anni fa fosse ricco di bacini d'acqua. Un devastante effetto serra, simile a quello che oggi minaccia il nostro pianeta, potrebbe aver trasformato Venere nel luogo inospitale che è oggi. Le leggende, tuttavia, raccontano una storia diversa. Secondo la mitologia greco-romana, la dea Venere avrebbe aggredito Marte, il dio della guerra, ferendolo mortalmente in un'epica battaglia. Alcuni resoconti di epoca romana riferiscono di una grande esplosione nel cielo in un punto corrispondente al pianeta Marte. In seguito, il pianeta è stato associato alla divinità Ares, il dio della guerra. Secondo il controverso studioso Immanuel Velikovsky, i testimoni dell'antichità avrebbero descritto un gigantesco alone infuocato intorno al pianeta Marte. Ma è possibile che queste leggende affondino le proprie basi nella realtà? Gli astronomi dell'antichità,
hanno davvero assistito a una guerra tra pianeti? E anche se la leggenda vede Marte come perdente, è possibile che anche Venere abbia subito un colpo mortale nel corso della battaglia, i cui effetti potrebbero essersi manifestati soltanto nel corso del tempo? Nel 1989 la NASA lancia la missione Magellan, il cui scopo è studiare il paesaggio di Venere. Nel corso degli ultimi due decenni, gli ufologi hanno trovato prove convincenti riguardo alla presenza di strutture sulla sua superficie. Che si tratti delle rovine lasciate da un'antica civiltà? È possibile che questo pianeta abbia ospitato una razza aliena che ha combattuto una guerra contro gli abitanti di Marte? E se così fosse, qual è stato il suo destino? Un numero crescente di prove suggerisce che il nostro sistema solare abbia ospitato almeno 4 antiche civiltà. Si tratta di una rivelazione che ha spinto molti esperti a cercare una risposta al più grande interrogativo dei nostri tempi. Quali sono state le cause della loro caduta? Esistono diverse possibilità. Potrebbero essere state cancellate da una catastrofe naturale o essersi annientate a vicenda nel corso di guerre come la leggendaria battaglia tra Venere e Marte. Alcuni esperti, però, hanno una teoria completamente diversa che colpisce al cuore la nostra visione del mondo. Ogni volta che facciamo un passo importante nel campo della tecnologia, misteriosamente la frequenza degli avvistamenti di UFO vede un picco significativo. La nostra civiltà sta vivendo una fase di grande avanzamento tecnologico che potrebbe culminare con la creazione dell'intelligenza artificiale. È possibile che una specie aliena, condizionata da una forma malevola di intelligenza artificiale, consideri l'umanità come una razza inferiore? Basta scendere in strada per accorgersi di quanto l'umanità sia dipendente dalla tecnologia. Ognuno di noi utilizza in modo costante un telefono cellulare per inviare messaggi o scattare foto, per non parlare delle telecamere ad ogni angolo. È chiaro che la tecnologia è ormai al centro delle nostre vite. Un'entità digitale intelligente potrebbe giungere alla conclusione che la razza umana costituisca una minaccia per la propria esistenza. Le macchine potrebbero dunque decidere di eliminarci, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione. È possibile che una catastrofe simile sia già accaduta su altri pianeti? E che una civiltà aliena su un pianeta a noi vicino sia rimasta vittima della sua stessa tecnologia? Una flotta di robot potrebbe attendere in agguato nei meandri del Sistema Solare, pronta a portare l'Apocalisse sulla Terra non appena lo riterrà opportuno. E forse le basi per questo attacco sono già state poste in segreto, fin dal principio dell'era digitale. Continuate a seguirci e scoprirete i più grandi segreti dell'universo.